grande naturalezza e con grande sincerità, se dovessi verificare, se dovessi lavorare in virtù di quello che fanno gli altri, ripeto, non avrei dovuto candidarmi le altre volte e non dovrei candidarmi la prossima. L'unico elemento che mi interessa è che il dibattito, il confronto sia civile, democratico e basato sui fatti e sui contenuti. Qualora si dovesse ripercorrere la strada della calunnia, della diffamazione, dell'insinuazione, della delegittimazione, posso garantire che ad onta di quanto si dice sul mio carattere, io non seguirò gli altri su questo terreno. Mancano pochi mesi a questo voto di primavera, nella speranza che Madoni possa avere un primo cittadino, un sindaco, insomma, che possa restare in carica per tutta, per l'intera consigliatura. E considerate che sono ormai diverse consigliature che non ci si riesce, insomma. Ci sono sempre fasi commissariali, insomma, che si alternano. Che cosa si sente di dire ai maddalonesi anche in prossimità, diciamo, siamo quasi vicino a queste festività natalizie, qual è il messaggio che lancia ai suoi concittadini anche in vista di questo appuntamento importante di primavera? Il messaggio è quello di avere fiducia, di provare a dare un contributo che parta da una considerazione. Che questa città la possiamo salvare se solo tutti insieme ci mettiamo a remare dalla stessa parte, mantenendo le differenze, le distinzioni, i diversi modi di pensare, ma individuando degli obiettivi condivisi che possono essere perseguiti con buona volontà e buon senso. La politica deve ritornare ad essere qualcosa di accessibile per gli altri e deve ritornare a parlare il linguaggio delle cose comuni, il linguaggio della semplicità, perché la gente possa condividere la gioia del risultato ma anche la difficoltà del mancato raggiungimento di alcuni obiettivi. Noi non possiamo promettere il paradiso in terra perché sappiamo perfettamente che non ci sono le condizioni perché questo accada. Noi dobbiamo spiegare ai maddalonesi che mettendoci insieme possiamo fare in modo che questa città ritorni ad essere una città normale, una città nella quale i nostri figli possano andare a scuola senza che i bagni siano impraticabili, una città nella quale si possa camminare a piedi senza paura di essere travolti da un traffico caotico ed incontrollato o di precipitare in qualche buca, una città nella quale non ci siano più le esplosioni dei tubi dell'acqua che determinano una sorta di geyser nostrani, una città nella quale il comune abbia una sede dignitosa e autonoma, una città nella quale i servizi sociali funzionino decentemente, una città nella quale il mercato ortofrutticolo sia una struttura nella quale diciamo si possa agevolmente svolgere l'attività commerciale, una città cioè nella quale si possa vivere. Poi ci sarà il tempo, e questo sarà affidato sicuramente alle nuove generazioni, perché noi ormai già apparteniamo ad una generazione datata nel tempo, sarà compito delle nuove generazioni creare le premesse perché questa città ritorni ad essere quel faro e punto di riferimento che è stato per tanti anni per l'intera provincia di Caserta. Ringraziamo Andrea De Filippo, gli auguriamo un buon Natale, un buon anno nuovo. A tutti i maddalonesi, a voi di della nostra redazione, facciamo gli auguri di queste... Di Caserta, perdono. Di È Caserta. È Caserta. Non mi devi perdonare perché tra tutto questo florilegio, sì. Voi vi state caratterizzando per la serietà dell'impegno, quindi grazie. È Caserta. E soprattutto un in bocca al lupo per questo prossimo appunto, questa sfida elettorale che ci approssimiamo insomma a vivere tutti quanti insieme. Grazie.